Ciao, sono Valentina Nobili e questo è Permacultura con te, il podcast sulla permacultura. In questo episodio affrontiamo il tema dell'acqua e di quanto sia importante esserne custodi sia in ambito agricolo sia in ambito urbano. Lorenzo Costa, storico, progettista in permacultura ed esperto nella gestione dell'acqua, mi ha raccontato come si è riuscito ad eliminare l'erosione, nonostante le forti pendenze, presso la Scoscesa, la sua azienda agricola, e di come, anche in ambito urbano, una corretta gestione dell'acqua potrebbe non solo evitare grandi sprechi, ma anche tanti problemi legati a fenomeni meteorologici sempre più estremi. Prima di cominciare ti ricordo di seguire Permacultura con te su Facebook, Instagram e YouTube. Ti invito anche ad iscriverti al podcast, a mettere like, commentare e condividere i contenuti sui social media. Azioni semplici ma importantissime per aiutarmi a portare avanti questo progetto. Ora ti lascio l'intervista con Lorenzo Costa. Noi ci risentiamo più tardi. Buongiorno Lorenzo, benvenuto su Permacultura con te. Ciao Valentina e buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Lorenzo, perché non mi racconti un po' chi sei? Io sono di formazione storico contemporaneo e lavoro all'Università di Siena come tecnico di laboratorio e dal 2015 ho incontrato e mi sono avvicinato alla progettazione in permacultura, ho avviato un'azienda agricola e quindi ho progettato per 2 anni la mia azienda agricola, il mio terreno e dal 2018 lavoro alla Scoscesa, che è l'azienda agricola che ho progettato, che è a Gaiole in Chianti, in provincia di Siena. Mi occupo di progettazione in permacultura, in primis me ne sono occupato sul mio terreno, poi ho cominciato dopo il diploma in progettazione con l'Accademia Italiana di Permacultura, ho cominciato a insegnare, anche a facilitare corsi di permacultura e mi sono specializzato di fatto in progettazione con l'acqua piovana, gestione dell'acqua piovana e lettura del paesaggio. Che cosa vuol dire progettare con l'acqua? Allora, progettare con l'acqua vuol dire affrontare e comprendere uno degli elementi, a mio avviso, fondamentali, perché se lavoriamo sull'acqua a cascata ci sono tutta una serie di soluzioni che diventano anche più efficaci, efficienti sul suolo, sulla salute delle piante, degli alberi e anche per gli animali e per noi stessi come specie, diciamo. Perché mi piace sempre ricordare il 70% del nostro pianeta è composto da acqua e se ci pensiamo quasi il 70% del nostro corpo è composto di acqua. E, è quasi come se nel momento in cui noi siamo passati da un ambiente acquatico a un ambiente terrestre ci fossimo portati dietro un piccolo mare personale, una piccola riserva d'acqua personale. E questo a mio avviso è un fattore, è una coincidenza, se vogliamo, della nostra evoluzione che indica quanto in realtà siamo connessi all'acqua, quanto questo sia un elemento fondamentale, che è sì portatore di vita, ma l'acqua è anche un elemento, un'energia che può causare danni, lo vediamo tutti i giorni, perché noi non siamo più in grado di leggere e comprendere l'acqua. Per cui diciamo che è una cosa che ha un fattore positivo e fondamentale in qualsiasi tipo di progetto, nelle nostre vite, nelle nostre comunità, nei nostri territori, però anche va gestita in modo consapevole. Tu nella tua carriera di permacultore hai rivolto tantissima attenzione alla progettazione con l'acqua, ti sei specializzato un po' in questo campo. Come hai gestito la questione dell'acqua presso la tua azienda agricola? Allora sì, io mi sono specializzato nella gestione dell'acqua per una questione di necessità, perché il terreno che io coltivo è un terreno, appunto l'azienda si chiama La Scoscesa, è un terreno con un forte dislivello, interamente terrazzato, con grandissima erosione. E diciamo che io sono partito proprio da questo, gestire l'erosione, ridurre l'erosione e da lì ho cominciato a capire l'importanza di, nel momento in cui riducevo l'erosione, infiltrare l'acqua e gestirla. Ho cominciato studiando molto e poi provando e mettendo in pratica, perché c'è proprio un livello doppio che è quello di studiare e capire che soluzioni noi abbiamo, e poi trovare le condizioni specifiche che abbiamo sui nostri terreni, per cui le soluzioni sono globali, ma in realtà, diciamo, la teoria è globale, l'acqua si comporta sempre nello stesso modo su tutto il pianeta,
però poi ci sono delle condizioni specifiche che sono appunto legate al tipo di suolo, al tipo di pendio e a tantissimi altri fattori che vanno analizzati e osservati in progettazione. E quindi quando parliamo di progettazione d'acqua in un'azienda agricola, qual è la prima cosa che secondo te bisognerebbe fare? In generale noi lavoriamo in progettazione utilizzando dei principi di progettazione che sono derivati dal lavoro di Brad Lancaster, che è un progettista in permacultura che vive in, credo, Arizona, sì, a Tucson. E questi principi sono delle linee guida che ci aiutano a comprendere come progettare con l'acqua. La cosa bella è che sono delle linee guida generali che noi possiamo applicare in ambito rurale o in ambito urbano, diciamo, no? E io parto sempre da un primo discorso, intanto avere tre, diciamo, etiche, come se fossero riguardo all'acqua, che sono rallenta, distribuisci e infiltra. Rallenta, distribuisci e infiltra sono tre concetti chiave che ho desunto, ho tirato fuori dai principi di Brad Lancaster. Rallenta perché riduciamo l'erosione, distribuisci perché l'acqua, se noi la distribuiamo su un territorio, su un terreno, ne valorizziamo l'effetto, infiltra perché il posto migliore dove l'acqua deve stare è sottoterra, perché questo permette di far sì che l'acqua rientri in quello che è il suo ciclo idrologico naturale. I principi sono 8, in realtà sono molto anche intuitivi e semplici, Brad Lancaster l'ha riassunto e l'ha definito in un modo molto chiaro. Il primo è: comincia con un'attenta osservazione, perché l'unico modo per capire l'acqua è osservarla. Io dico sempre, quando facilito corsi di progettazione sull'acqua, il modo migliore per comprendere l'acqua è prendere un ombrello, andare fuori sotto la pioggia e filmare oppure osservare quello che succede. Il secondo principio è: comincia dal punto più alto del tuo terreno e lavora verso il basso, per un semplice motivo, che quando l'acqua è arrivata in fondo, per portarla di nuovo in su dobbiamo usare energia. Se noi invece la fermiamo nel punto più alto, possiamo sfruttare la gravità. Ovviamente c'è poi il contesto specifico, ci sono progetti in cui non puoi partire dall'alto, ma devi necessariamente partire dal basso. Infatti poi lì c'è la condizione specifica che noi andiamo a vedere e a osservare in fase di progettazione. Il terzo principio è: adotta soluzioni piccole e semplici. Quello che spiego rispetto a questo principio è sempre: se lo puoi fare con le mani, fallo. Nel senso che non c'è sempre bisogno di grossi macchinari, si può fare anche con le mani o con un gruppo di amiche e amici che ti vengono ad aiutare, quindi avere più mani rispetto a due. Ovviamente poi ci sono i contesti specifici, dipende da quello che stai andando a progettare, però un primo intervento sull'acqua può essere fatto con soluzioni piccole e semplici, non c'è bisogno di trovare sempre soluzioni fantasmagoriche o megalomane, diciamo, no? Gigantesche. E il quarto principio è: distribuisci e infiltra il flusso dell'acqua, richiama i tre concetti che ho detto prima, no? Cioè il fatto di l'acqua segue la massima pendenza e si concentra tutto in un punto. Se noi pensiamo a una valle, il fatto che si formi un torrente con un fiume in fondo valle perché l'acqua si concentra tutto in quel punto lì. Se noi su un terreno riusciamo a distribuirla, anche in un giardino di una casa, ne valorizziamo l'effetto. Poi abbiamo un altro principio che è: progetta sempre un troppo pieno e valorizzalo. Che cos'è un troppo pieno? Il troppo pieno è l'elemento che gestisce l'acqua quando un corpo d'acqua che noi andiamo a progettare, può essere un bacino ma anche solo una cisterna, raggiunge la sua massima capienza, perché comunque c'è una capienza massima di ogni corpo d'acqua. Il troppo pieno è quell'elemento che ci permette di gestire la quantità di acqua raccolta. E in progettazione noi tendenzialmente ragioniamo sul fatto di quell'acqua, quando nel momento in cui fuoriesce, perché è in eccesso rispetto alla capienza del nostro corpo d'acqua, dobbiamo comunque riutilizzarla e valorizzarla. Poi abbiamo: favorisci la copertura del suolo. Perché favorisci la copertura del suolo? Perché il primo intervento che noi possiamo fare sull'acqua, proprio perché ragioniamo sull'infiltrazione dell'acqua, è avere una presenza di piante, di radici. Perché se noi pensiamo al bosco, il bosco non è un elemento, diciamo, paesaggistico, non è un ecosistema coltivato, non necessariamente coltivato, in alcuni casi sì, però il bosco non ha una manutenzione, il suolo non viene lavorato, è la presenza di radici, è il suolo che è sempre stato coperto, in cui c'è tantissima sostanza organica che fa sì che l'acqua si possa infiltrare. Quindi favoriamo sempre una copertura del suolo. Vedete come questo è un esempio
facile, cioè nel senso non c'è bisogno di chissà quale intervento, già solo avere una copertura erbacea aiuta e valorizza l'acqua. Massimizza le connessioni fra le soluzioni che vengono adottate, perché, e qui c'è un ragionamento da fare, noi tendenzialmente oggi viviamo in una realtà in cui l'acqua viene convogliata e canalizzata e portata via. Quello che noi facciamo nei nostri progetti, quando progettiamo con l'acqua, è quello di lavorare su far sì che l'acqua stia il più a lungo possibile all'interno del nostro progetto. Comunque l'acqua entra, attraversa e esce dal nostro progetto, però se noi riusciamo a massimizzare le connessioni e le connessioni benefiche in questo senso, riusciamo a far sì che l'acqua segua un percorso più lungo. In questo modo favoriamo la sua distribuzione e la sua infiltrazione. E l'ultimo principio è rivaluta costantemente il tuo sistema. È il solito concetto del feedback che adottiamo in progettazione in permacultura. Ogni volta che c'è un evento, ci sono delle precipitazioni, ogni volta anche c'è un periodo di siccità, questo è un feedback sul nostro sistema. E quindi noi possiamo andare a osservare e a comprendere come l'acqua sta reagendo, come l'acqua sta interagendo con il nostro sistema che siamo andati a progettare. Ed è l'ottavo principio, ci riporta al primo. Col fatto che io rivaluto sempre il mio sistema, riparto da un'osservazione attenta. Io ho cominciato a progettare la gestione dell'acqua piovana da me alla Scoscesa nel 2017, diciamo anche prima, però proprio in pratica poi nel 2017-18. Il primo bacino di infiltrazione che ho scavato l'ho fatto nell'aprile 2018 e ho costantemente rivalutato il mio sistema, ho costantemente visto cosa funzionava, cosa non funzionava, gli errori che avevo commesso, perché se ne commettono gli errori, assolutamente, non esiste il fatto di progettare che tutta la progettazione poi dalla carta al, diciamo, al terreno sia esattamente uguale, bisogna trovare delle soluzioni in itinere. Da lì ho costruito un'esperienza, per cui assolutamente quello è fondamentale. Un'ultima cosa sulla progettazione, sui principi. Una cosa che raccomando sempre, specialmente in Italia noi abbiamo tantissime norme sulla gestione dell'acqua piovana, abbiamo tantissime zone, territori che sono soggetti a rischio di frana, a rischio idrogeologico, ci sono delle mappe sui rischi di frana e sul rischio idrogeologico che sono pubblicate online dall'ISPRA, che è un ente pubblico di ricerca, che ha fatto un lavoro incredibile, fosse seguito da tutti gli enti locali e da chi costruisce case, però è un lavoro incredibile. Ci sono norme nazionali, regionali e comunali. Queste vanno conosciute, vanno lette. Perché? Perché in progettazione quello che noi facciamo è anche costruire e comprendere un linguaggio che possa comunicare con altre persone. E noi in Italia abbiamo necessariamente l'obbligo di rivolgerci a professionisti, possono essere geologhe, agronomi, insomma il genio civile, anche presentare all'ufficio tecnico del comune. Ci sono tantissime soluzioni in realtà, devo dire che ci sono leggi regionali che stanno facendo passi avanti incredibili, la più aggiornata secondo me è quella dell'Umbria, che specialmente sull'ambito urbano ha fatto dei passi avanti incredibili. Ci sono tantissime possibilità, le norme non vanno viste come dei lacci o come dei limiti, ma vanno interpretate come uno stimolo a trovare le soluzioni giuste. Proprio perché noi siamo progettisti e progettisti in permacultura, impariamo ad osservare, a comprendere anche le norme, la legislazione e a capire come inserire la nostra progettazione all'interno di queste norme. Era solo questo richiamo, perché ci tengo, perché spesso sembra che uno possa fare ciò che gli va. Sì, in alcuni casi sì, però bisogna sapere in che territori siamo. Quindi questo richiamo, diciamo, di sicurezza e attenzione. Assolutamente, essendomi informata recentemente sulle norme, sui vincoli, appunto in zone ad alto rischio idrogeologico, è assolutamente vero che a volte ci si sente un po' con le mani legate, no? Mamma mia, non posso fare niente sul mio terreno. La questione è trovare le soluzioni, lavorare con e non contro. Esatto. Parlami un po' del lavoro che hai fatto alla Scoscesa, come è iniziato e dove ti ha portato questo lavoro che comunque è in divenire? Allora, io ho iniziato, come ho detto, per gestire l'erosione. Avevo specialmente una strada di campo, quindi sterrata, che passava in mezzo a un bosco, dove c'era tantissima erosione. E ho cominciato a distribuire, a togliere l'acqua dalla strada e l'erosione l'abbiamo eliminata completamente. Da lì ho cominciato semplicemente a scavare buche, che sono chiamati tecnicamente bacini di infiltrazione,
su 2,5 ettari ad oggi abbiamo 16 bacini di infiltrazione, il terreno è 9 ettari, però stiamo appunto, proprio perché in progettazione si fa un progetto generale ma poi si avanza per gradi, io dal 2018 ad oggi ho progettato questi 2,5 ettari. Probabilmente da quest'anno cominceremo a lavorare all'esterno di questi 2,5 ettari. Dacci un'indicazione su quanto sono grossi questi bacini di infiltrazione. Di che tipo di dimensioni stiamo parlando? Allora, i nostri bacini di infiltrazione variano in base allo spazio che avevamo a disposizione, perché è comunque un terreno scosceso, alla quantità di suolo che potevamo scavare. Noi abbiamo dei bacini che sono 500 litri, perché c'è roccia madre affiorante, quindi sotto più bassi di 30 centimetri non potevamo andare. Il più grande bacino è 45.000 litri. Totalmente i 16 bacini raccolgono 180.000 litri e quindi gestiscono 180.000 litri che scorrono sopra il terreno quando piove. Scusami, dacci un'indicazione anche per chi non è pratico sulle quantità di litri. Hai detto il più piccolo sui 30 centimetri di profondità e quindi di che tipo di diametro stiamo parlando? Tieni conto, per farci un raffronto, un metro cubo di acqua, quindi un metro per un metro per un metro, sono 1.000 litri. Quindi all'incirca sarà 2 metri e poco più per un metro, diciamo, e profondo 30. Ora vado all'incirca, non ho fatto i conti, ora cioè non li riesco a fare così sul momento, però sì, altri sono magari profondi 80 centimetri e molto più ampi, quello da 45.000 litri è un 80 centimetri ed è esteso, sarà 12 metri per 10, diciamo. Ecco, per dare un'idea che è fattibile creare dei bacini di infiltrazione anche piccoli che possono però risolvere dei problemi di erosione e raccogliere comunque dell'acqua che quindi va a arricchire la falda. Allora, assolutamente sì, si può lavorare anche su bacini di infiltrazione molto piccoli. Ora, quando io parlo di bacini di infiltrazione, non sono bacini che utilizzo per irrigare, ma sono bacini che utilizzo per appunto infiltrare l'acqua piovana nella falda, ricaricare le falde. È un lavoro che in 5-7 anni può portare a ricaricare una falda a tal punto da generare anche una sorgente, non 10 metri sotto al tuo bacino, magari 200 metri a distanza dal tuo bacino. Però vuol dire far sì che un bosco, un terreno, siano più capaci di resistere a periodi di siccità perché tu stai incamerando acqua sottoterra. L'acqua sottoterra si muove, come si può dire, ci sono dei flussi di acqua sotterranei. Lì poi si può entrare in un ambito un po' più complesso che è quello di capire come scorre l'acqua sottoterra. E lì si entra in un ambito un po' più così, visto, diciamo, un po' con una strizzata degli occhi a parte di molte persone, che vuole dire, ma è la rabdomanzia, è capire come scorre l'acqua sottoterra. Io sono rabdomante da 3 anni, lo faccio per leggere il paesaggio, per capire l'acqua dove scorre sottoterra. Le vie d'acqua sotterranee sono innumerevoli, non ce ne rendiamo nemmeno conto di quanto l'acqua in realtà segua delle vie sotterranee. E quindi andare a portare il livello di progettazione, se vogliamo, a livello massimo, vuol dire proprio anche cercare di capire come l'acqua scorre sottoterra. Perché ci dice molto? Spesso l'acqua non segue le curve di livello che abbiamo sopra terra. Noi guardiamo le curve di livello, che sono le isoe ipse o le linee che sono sulla stessa elevazione sul mare, che sono quelle che vengono attraversate perpendicolarmente dall'acqua quando lei scende a valle. Spesso noi abbiamo in realtà un comportamento dell'acqua a livello di flusso sotterraneo che è in contraddizione con le curve di livello. Tant'è vero che si parla di curve di livello, curve piezometriche, che sono le curve piezometriche, sono quelle curve sotterranee sopra cui l'acqua scorre, che l'acqua segue quando scorre sottoterra. Diciamo che il livello di approfondimento a cui si può arrivare è incredibile. Io lo faccio in modo esperienziale, cioè con le bacchette a rabdomante, con i rami d'olivo, di nocciolo, con un ramo d'albero. Però devo dire che mi ha aiutato molto anche a comprendere che alberi crescono e dove crescono, perché devo dire la verità, la flora ti aiuta tantissimo a capire dove scorre acqua, perché cominci a riconoscere che ci sono certe specie che sai che hanno bisogno di acqua, non dovrebbero essere dove le trovi in un terreno. Io ormai, quando visito per sopralluoghi, i progetti, 90% delle volte riesco a dire lì c'è acqua, poi provo con le bacchette e confermo che c'è acqua perché ci sono determinati alberi.
questa è l'esperienza che tu accumuli nel tempo, ed è quello quando io spiego cos'è la lettura del paesaggio, è questo, no? Riuscire a leggerla legata proprio alla progettazione con l'acqua. Quindi facciamo un passo indietro, scusami, ti ho dirottato su questa parentesi. Torniamo alla scoscesa. Quindi dicevi, hai progettato 16 bacini su 2,5 ettari di terreno per il momento. Sì, progettato 16 bacini, poi abbiamo in realtà molti di questi bacini hanno dei canali di immissione, che sono dei canali di diversione, oppure dei canali che sono delle fosse livellari o swale, che però sono legati proprio al fatto di portare l'acqua verso i bacini di infiltrazione. Ovviamente ci sono tutti i toccopieni dei vari bacini, che però in realtà, essendo bacini di infiltrazione, non hanno mai funzionato, perché ad oggi noi siamo arrivati come massima precipitazione a 118 mm in 12 ore, i bacini erano completamente pieni. La cosa interessante dei bacini di infiltrazione è che nel momento in cui si riempiono cominciano a infiltrare. Quindi in realtà ci dovrebbe essere un evento ancora più estremo, che prima o poi magari vedremo, che ci dirà quanto il nostro sistema riesca a reggere a un evento estremo. 8 di questi 16 bacini hanno tutti i troppopieni che vanno nel bacino successivo, ovviamente scorrendo su una terrazza o passando dove noi coltiviamo, però ci fosse un evento estremo, noi l'acqua la spostiamo, almeno in 8 di questi bacini, da un bacino all'altro, perché i troppopieni di fatto rilasciano l'acqua e la direzionano verso il bacino successivo. Gli altri 8 bacini sono collegati fra di loro, ma sono in due parti separate del terreno, quindi 3 sono collegati con i loro troppopieni e altri 5 anche. Per cui sono, diciamo, è un sistema in cui abbiamo ragionato, se noi pensiamo ai principi che ho citato prima, abbiamo ragionato proprio sulle connessioni e sul far sì che il troppopieno fosse valorizzato. Spesso sotto un troppopieno coltiviamo determinati tipi di arbusti che amano l'acqua, spesso sotto i bacini anche, sotto le dighe dei bacini, sotto quelle si può chiamare la diga del bacino, noi coltiviamo, abbiamo delle specie perenni che quindi beneficiano dell'acqua che si infiltra e beneficerebbero dell'acqua che potrebbe uscire dal troppopieno se succedesse. Quindi abbiamo detto, per contrarrestare l'erosione, che è un problema causato da una cattiva progettazione di strade, da una cattiva gestione dei terreni stessi, per contrarrestarla ci appoggiamo sui bacini di infiltrazione. Che risultati hai avuto per quanto riguarda l'erosione alla scoscesa? Allora, nella parte dove abbiamo progettato i bacini non abbiamo più erosione, e ovviamente abbiamo parti di suolo fino a che, diciamo, sono le particelle di argilla che vengono comunque spostate quando piove. In realtà abbiamo delle piccole trappole di sedimentazione prima dei bacini, che ogni volta che piove si riempiono di queste parti fine e che noi andiamo a prelevare per poi mettere nelle aiuole, perché comunque è parte argillosa ma molto fine, sembra quasi sabbiolina, si può usare in vivaio per trapianti, per semine, oppure si mette direttamente sulle aiuole che abbiamo nell'azienda agricola. C'è da dire una cosa, tanto per chiarire, quando si progetta con l'acqua difficilmente progetteremo mai un sistema che non richieda manutenzione. La manutenzione è costante, specialmente quando lavori col suolo, cioè con la terra, fai dei canali che sono scavati, hai delle pietre che ti definiscono un canale, c'è comunque manutenzione. Del resto noi lavoriamo su un terreno alla scoscesa che è terrazzato, i terrazzamenti, i muri a secco sono sistemi di gestione dell'acqua piovana e anche quelli richiedono manutenzione. Diciamo, pensare di progettare un qualcosa per cui tu lo progetti e te ne vai, sì, funzionerebbe perché nel tempo funziona, però ovviamente può essere soggetto a, appunto, accumulo di sedimenti, tutta una serie di conseguenze. Ovviamente quello che c'è è che non fai solo bacini, non fai solo canali, in realtà lavori su sistemi anche forestali. Diciamo che quando si progetta con l'acqua ci sono delle conseguenze di progettazione chiare, evidenti, che sono il fatto che comunque poi si lavora su sistemi forestali, si lavora sul fatto di inerbire i terreni, che questo riduce l'erosione, e quindi diciamo che rendi il tuo sistema sempre più resiliente, fino a che non arriva l'evento estremo su cui poi devi avere il feedback e capire che cosa non ha funzionato e come poterlo migliorare. Quindi questo, diciamo che in ambito rurale, è la progettazione, insomma la copertura dei terreni e poi la deviazione delle acque in bacini di infiltrazione
In soldoni è un po', questo è il nocciolo delle soluzioni che hai trovato e applicato alla scoscesa. Per quanto riguarda invece un ambito più urbano, quindi quando parliamo di edifici, anche i tetti raccolgono tanta, tanta acqua piovana, possono essere grandi alleati della nostra progettazione, anche per l'uso domestico o l'orto, per chi ce l'ha, o il giardino. Come affronti la questione dell'acqua in questo tipo di ambito? Allora, assolutamente, forse può ottenere molti più risultati progettare con l'acqua piovana in ambito urbano, perché ogni superficie dura, compatta, dall'asfalto al cemento ai tetti in tegole, raccoglie acqua piovana e la sposta. Le strade sono i primi, diciamo, a livello del terreno, quando siamo in ambito urbano, sono le prime fonti di raccolta dell'acqua piovana. Gestirla dai tetti è fondamentale, perché noi abbiamo delle quantità di acqua che vengono immesse nei sistemi fognari, e questa è una cosa su cui spesso non si pensa. I sistemi fognari, a prescindere dalla, diciamo, illogicità con cui sono progettati, però teniamo conto della realtà. I sistemi fognari già accolgono tutta l'acqua che viene dalle strade. Se noi aggiungiamo quella dai tetti, dalle grondaie, stiamo immettendo una quantità di acqua che è magari 5 volte tanto, 10 volte tanto, voglio dire che è immensa. Se noi gestissimo l'acqua piovana dai tetti, i sistemi fognari riuscirebbero a gestire meglio l'acqua piovana che scorre lungo le strade. Cioè toglieremmo un elemento di, diciamo, che porta il sistema al, diciamo, al collasso, no? O vicino al collasso. Per cui spesso quando ci sono queste alluvioni incredibili vediamo i tombini che esplodono, no? L'acqua esce dai tombini. I canali che noi abbiamo progettato non riescono a gestire gli eventi piovosi che osserviamo ultimamente. Quindi per questo dico sempre, non ci pensiamo spesso, l'acqua la buttiamo via dai tetti, ma se noi la gestissimo, intanto allevieremmo, diciamo, il sistema generale che è comunque all'interno di un insediamento urbano. Poi potremmo arrivare a ragionare sui coi comuni per gestire anche l'acqua piovana dalle strade, però togliamo un elemento che porta al collasso o all'estremo il sistema generale. Nel momento in cui noi togliamo l'acqua dal sistema, diciamo, fognario, comunale, raccoglierla ha degli effetti incredibili. Se hai un giardino, ti permette di avere una riserva di acqua che va dimensionata. Lì ci sono delle formule che ora magari nel podcast sono difficili da dare, però ci sono delle formule chiare su quanto dimensionare una cisterna. Ci sono anche diverse soluzioni. Ci sono cisterne da interno, cisterne da esterno. Ci sono quelle che io devo dire ultimamente adoro, che sono cisterne morbide, sono dei cuscini che sto progettando, appunto, di seminterrare questi cuscini e costruire sopra dei patio di legno. Quindi tu, nel momento in cui raccogli acqua piovana, sotto hai la cisterna morbida, che immaginate che è come un cuscino, si gonfia e poi si sgonfia, quindi ha un'altezza massima. Noi però possiamo fare un pavimento di legno sopra e comunque sfruttare quello spazio. Ci sono decine di soluzioni, infinite no, però decine di soluzioni per raccogliere in cisterne l'acqua piovana. Perché raccoglierla? Uno, perché possiamo avere una riserva per un giardino, per un orto, o per utilizzarla appunto per le piante. Due, se abbiamo la possibilità possiamo raccoglierla perché la possiamo riutilizzare in casa, intanto per gli sciacquoni dei gabinetti. Poi in teoria, questa è una cosa un po' dibattuta, perché in teoria l'acqua piovana non si può usare per le lavatrici o per le docce, però l'acqua piovana non è dura, è perfetta da un punto di vista di presenza di calcare, no? O di assenza di calcare, quindi sarebbe perfetta anche per la durata delle nostre lavatrici o delle lavastoviglie se uno ce l'ha. Lì è una scelta, si può anche far mettere un tubo e farcela andare. Ovviamente qual è il limite del raccogliere l'acqua piovana in ambito urbano? Che l'acqua ti arriva magari tutto in un periodo dell'anno e poi la devi usare durante tutto l'anno. Quindi i sistemi che dobbiamo progettare devono sempre essere integrati comunque con l'acqua, diciamo, comunale. Però sicuramente progettare un sistema integrato ti permette di ridurre i consumi, di utilizzare meno acqua, sprecare meno acqua, e soprattutto ti permette di utilizzare l'acqua in modo efficiente. Perché obiettivamente quello che avviene in ambito urbano quando l'acqua piove sui tetti è che l'acqua viene buttata via, viene gettata via. È forse ancora peggiore del tirare lo sciacquone nel gabinetto, per me. Nel senso, si dice sempre, no? Sprechi tantissima acqua tirando lo sciacquone. È vero, però in realtà la cosa peggiore che facciamo è tutta l'acqua che noi buttiamo via dai tetti, da qualsiasi superficie, diciamo, che può potenzialmente raccogliere acqua che abbiamo in ambito urbano. È incredibile la quantità di acqua che potremmo raccogliere. Se poi ragionassimo su
centri commerciali, scuole pubbliche, palazzi pubblici, cioè noi potremmo risolvere tantissimi problemi. Cito sempre un esempio, Istanbul, la città vecchia. Pochi anni fa ho degli amici che hanno progettato il recupero di tutta la gestione dell'acqua piovana in ambito urbano nella città vecchia di Istanbul, che era stata progettata nel Medioevo, in epoca moderna, per raccogliere l'acqua e mandarla nelle cisterne. Queste cisterne erano andate un po' in disuso, è stato riprogettato da parte del comune di Istanbul il ripristino di questo sistema e il verde pubblico oggi viene annaffiato e irrigato con acqua piovana e viene gestita queste cisterne, sono di epoca moderna e medievale. Cioè, ci sono degli esempi, no, fantastici che noi potremmo recuperare. Ci sono esempi anche in Italia, voglio dire, io ho un esempio di un casolare qui vicino a me che ha una raccolta di acqua piovana in una cisterna, e viene raccolta dai tetti l'acqua, passa in questa cisterna. Questa cisterna è del 1600-1700 e ha un filtro in carbone, ghiaia e sabbia del 1700, per cui l'acqua dopo si può bere. Ci sono quindi esempi che noi avevamo. Oggigiorno quello che è interessante la progettazione e fare questo lavoro di recupero anche di tradizione, di conoscenze e di capacità e applicarle con le tecnologie appropriate che abbiamo oggigiorno, per cui abbiamo tantissime possibilità se vogliamo in più. Il punto è sempre quello di capire in realtà che cosa possiamo fare con l'acqua, fermarci, soffermarci su questo. È paradossale, io ogni giorno mi rendo conto di quanto siamo sulla ruota del criceto e causiamo uno spreco continuo senza rendercene conto. L'acqua che dicevi che noi potremmo raccogliere dai tetti, la sprechiamo due volte perché non solo non la raccogliamo, ma poi andiamo a utilizzare l'acqua potabile per innaffiare l'orto o il praticello per chi appunto ha uno spazio verde, quindi è un doppio spreco. Solo che nessuno ce lo dice, o chi ce lo dice non ha forse voce spesso e volentieri. E quindi siamo appunto come nella ruota di un criceto che continua a girare e finché arriverà il momento in cui, se andiamo avanti così, poi ce ne renderemo conto in modo però magari un po' meno piacevole rispetto ad adesso. Assolutamente, c'è un aspetto secondo me importante. Da un lato, noi quando parliamo di acqua, spesso ne parliamo da un punto di vista di consumi, che va bene, perché noi dobbiamo ridurre i nostri consumi, dobbiamo usare l'acqua in modo più efficace e efficiente, va benissimo. Però è un limite questo, è un limite perché non ci fa uscire da quella prospettiva che è unicamente di acqua come quanta ne consumo, quanto posso ridurre il mio consumo di acqua. Noi dovremmo cominciare a cambiare prospettiva e questa cosa secondo me viene bene quando si fa progettazione in permacultura perché la permacultura ti amplia, no? Quella visione, ti dà una visione sistemica. Se noi cominciassimo a ragionare sull'acqua non come consumi e basta, ma anche come ciclo dell'acqua, come l'acqua interagisce con gli ecosistemi, come l'acqua interagisce con le nostre vite, con le nostre comunità, ci sposteremmo verso una prospettiva che è quella di diventare custodi dell'acqua e non consumatori di acqua, che non vuol dire che noi non ragioniamo sul consumo, ma vuol dire che noi custodiamo l'acqua, custodiamo le sorgenti, i torrenti, i fiumi, le falde e custodiamo l'acqua anche dai tetti, voglio dire, no? Cioè, nel senso, è proprio un cambio di prospettiva. Io sono convinto che ci arriveremo, forse ora siamo in un punto di espansione, per cui, per dire, io faccio insieme ad altre colleghe e colleghi corsi sulla gestione dell'acqua piovana specificatamente, c'è sempre più richiesta. La mia speranza è che si formino sempre più progettiste e progettisti con un focus specifico sull'acqua perché possano costruire soluzioni e risposte a livello di territori, a livello di comuni. Perché in realtà anche i comuni, anche le istituzioni pubbliche stanno sempre ponendo più attenzione. Ovviamente le soluzioni che loro adottano sono soluzioni spesso che stanno sempre all'interno di quella logica che risponde a un ragionamento che è inefficace, che è inefficiente. Quindi noi dobbiamo riuscire sempre di più a formare, avere persone sui territori con i propri progetti che condividano soluzioni realmente efficaci. E questa è una cosa secondo me importante perché, ritornando al discorso delle norme, spesso ci viene voglia di escluderci dal sistema perché vediamo le istituzioni, il comune, la burocrazia, le norme come dei lacci, come dei limiti. Però
in realtà nel momento in cui noi avremo sempre più progettiste e progettisti che portano agli uffici tecnici dei comuni i propri progetti, che condividono le soluzioni, che parlano con i professionisti e che spiegano qual è il ragionamento alla base, sempre di più avremo delle istituzioni che sono pronte a comprendere quello che noi stiamo andando a progettare. È un lavoro lungo sicuramente, però è un lavoro necessario, perché altrimenti arriviamo al collasso molto prima e quindi comunque avremo un problema. Il collasso magari è dietro l'angolo, però io devo dire la verità, ho sempre una prospettiva molto ottimista. Io credo sempre che la nostra specie abbia una capacità distruttiva incredibile, perché la nostra specie ha una capacità di interagire con gli ecosistemi in modo incredibile. Quella stessa capacità, se noi la trasformassimo in modo positivo, in modo rigenerativo, avrebbe un impatto pazzesco. Quindi è solo questo cambio di prospettiva. E come dicevi, collaborando, portando degli esempi agli enti, facciamo anche divulgazione e condividiamo queste conoscenze che ci ha portato la permacultura, gli antichi saperi, e che sono stati dimenticati e parcheggiati a favore di metodologie più moderne, più contemporanee, che però non sempre portano un beneficio al sistema. Esatto. Sono spesso soluzioni che vanno a curare i sintomi, ma non la causa del problema. Assolutamente. Stiamo arrivando alla fine dell'episodio. Lorenzo, c'è qualcos'altro che vuoi condividere con gli ascoltatori? Allora, non abbiate paura di provare. L'acqua ha una sua potenziale capacità, diciamo, mettiamolo così, erosiva, non parliamo di distruttiva, erosiva. Però non abbiate paura di provare e soprattutto partiamo da soluzioni piccole e osserviamo. Non c'è bisogno di fare l'intervento più grande immediatamente, c'è bisogno di costruire consapevolezza e capacità e esperienza. E quindi provate. L'ultima cosa in più è non saltate mai la progettazione, perché progettare con l'acqua è fondamentale, capire, seguire i principi che ho dato prima, leggere il lavoro di Brad Lancaster, di altri autori, ci sono infiniti libri, serve perché ci dà delle indicazioni, quindi progettare è fondamentale. È molto bello passare subito alla pratica, scavarsi il primo canale, il primo piccolo bacino, però come noi impariamo in progettazione in permacultura, l'80% del lavoro è progettazione, il 20% è implementazione. Quindi io richiamo sempre l'importanza della progettazione, specialmente sull'acqua, perché si possono fare dei danni grossi e per cui se cerchiamo di applicare la soluzione in piccolo, il danno sarà più piccolo. Magari poi non ci sarà danno e leggeremo il feedback, però ecco, mi raccomando, prima progettiamo sempre. Ti ringrazio, è stata una chiacchierata molto interessante, mi ha fatto molto piacere averti su Permacultura con te. Io ringrazio te, ringrazio tutte le persone che ascolteranno la puntata, ti ringrazio perché stai facendo questo podcast, perché secondo me è molto importante divulgare e parlare di certi argomenti, quindi grazie a te e un abbraccio, a presto. Ciao, a presto. Grazie di nuovo Lorenzo Costa per essere stato ospite di Permacultura con te. Lorenzo tiene regolarmente corsi sulla gestione dell'acqua, oltre ad essere docente di un PDC di 72 ore. Troverai i suoi contatti e riferimenti nella descrizione dell'episodio. Spero davvero che questa chiacchierata ti sia piaciuta. Nei prossimi episodi continuerò a proporti idee interessanti e spunti di riflessione sulla permacultura. Per non perderteli, iscriviti al podcast. Grazie e buona permacultura! Ciao!